Per il terzo anno di fila Mario Tinari, giovane golfista aquilano, vince il titolo di campione regionale Abruzzo e Molise nel campionato che si è svolto in questo fine settimana al San Donato Golf di Preturo. 69 colpi il primo giorno e 74 il secondo, 143 colpi in totale con circa 70 partecipanti provenienti da Abruzzo e Molise. Il trofeo si è svolto non solo con l'impegno del San Donato Golf come circolo ospitante, ma anche della delegazione regionale golf d'Abruzzo e del Molise e dell'amministrazione provinciale dell'Aquila. I giocatori si sono sfidati in una gara entusiasmante su 36 buche. Sì, la gara è stata una gara medal su 36 buche. Quest'anno per la prima volta si è giocata entrambi i giorni nello stesso campo, perché l'anno scorso si giocava un giorno al campo dell'Aquila e poi la settimana successiva la gara di ritorno al campo di Pescara. Invece da quest'anno si è deciso di giocare tutte e due le gare nello stesso campo e quindi si è giocate appunto tutte e due le giornate al San Donato Golf quest'anno, mentre l'anno prossimo si giocheranno al Golf Club Miglianico a Pescara. La gara è stata, quest'anno è una gara molto bella, mi sono divertito molto perché sono state per fortuna due bellissime giornate. Il primo giorno ho giocato molto bene, quindi sono molto contento. La prossima tappa per Mario Tinari potrebbe essere quella di entrare a pieno titolo nei professionisti, ma ciò comporterebbe un impegno massiccio per lui, che è un giovane universitario. Mi ero iscritto alla gara per passare professionista, alla preselezione, però ancora sono indeciso se andare o meno, perché comunque è una gara che porta via tempo non solo per farla e uno magari si auspica di passare, ma dopo passata quella gara, perché soltanto i primi 8 diventano professionisti, poi c'è da frequentare un corso di 3-4 mesi a Roma, quindi bisogna trasferirsi a Roma per 3-4 mesi e con l'università è un po' un problema, quindi credo di finire prima l'università quest'anno e poi l'anno prossimo magari provare al passaggio al professionismo. Un ringraziamento speciale da parte del neocampione regionale Tris, è il caso di dirlo, anche al circolo che lo accompagna sempre, ad un maestro speciale. Ci tenevo a fare un ringraziamento particolare al San Donato Golf, chiaramente, perché io sono arrivato lì da bambino e ormai sempre di più negli anni mi sento sempre di più a casa lì e tutti mi vogliono molto bene, a partire dal presidente Antonio Cicchetti, Paolo Cicchetti, che è un grande amico ormai. Ormai è diventata casa mia quella, quindi ci tenevo a ringraziare tutti, ecco. E inoltre volevo ringraziare un amico, Giulio Merolla, che tanti anni fa gli dissi che ancora prima di un maestro per me era un amico. Infatti, i maestri passano, ma gli amici negli anni rimangono, e quindi lui è sempre rimasto un grandissimo amico, e quindi ci tenevo in maniera particolare a ringraziarlo.